Buonasera ai telespettatori di Telemia e di Approdo News. Continuiamo il nostro tour elettorale in vista delle elezioni che si svolgeranno a Taurianova la prossima domenica. E oggi negli studi di Approdo News abbiamo l'avvocato Roy Biasi che è a capo di una coalizione Innamorati per Taurianova. Buonasera, avvocato. Buonasera. Allora, inizio, io ho fatto la domanda un po' a tutti i candidati che sono passati da qua. Che tipo di campagna elettorale ha percepito in questa tornata elettorale, visto che un po' lei ha un po' un passato politico e di esperienza politica? Niente, una campagna elettorale un po' come tutte le altre, poi nella buona sostanza. Buoni propositi, diciamo, sbandierati, ma molta ipocrisia poi nei fatti, perché i propositi sbandierati sul palco spesso vengono traditi poi dagli atteggiamenti e dagli atti concreti al di fuori del palco e addirittura sul palco stesso. In alcune occasioni, diciamo, si esordisce, io non voglio attaccare nessuno, dopo 2 minuti l'attacco parte, come è successo già in questa campagna elettorale. Poi qualcuno si stupisce che poi gli venga replicato rispetto, diciamo, alle contestazioni, diciamo, mosse in precedenza. Infatti la percezione, io ho seguito un po' qualche comizio in queste settimane, la percezione è che si è parlato poco di quello che si vuole fare per Taurianova e si è scaduti un po' negli attacchi personali. Io invece punterei un po' a parlare del futuro di Taurianova, tentiamo di soffermarci su questo aspetto qui. Per quanto riguarda il programma, cioè ormai i comuni sono un tantino un po' malmenati, Ingessati, ingessati e malmenati messi male. dal Sì, governo certo. centrale. I trasferimenti economici e finanziari sono sempre ridotti, ogni anno c'è sempre una decurtazione da parte del governo. E da un punto di vista economico e finanziario, una volta eletto Roy Biasi, su cosa punterà per risollevare le sorti di questo paese, che diciamo, è un paese importante, è una cittadina importante? Assolutamente sì. Intanto, dottore, la devo contraddire per il semplice motivo che forse l'unico candidato a parlare di programmi, sia pure tirato dalla giacchetta in No, parlo generale, in sono io. generale, Ma no. d'altronde lo capisco anche perché gli altri hanno parlato solo ed esclusivamente di aria fritta, programmi probabilmente non ne hanno. Quindi, siccome noi abbiamo No, ben io ho in sentito mente. qualcosa di lei che poi l'approfondiamo. Ad Sì, esempio, a me è io. piaciuto sentire quando lei ha parlato di aiutare le imprese a investire Assolutamente. defiscalizzando, non facendogli pagare le tasse. Può farlo il comune su alcune cose? Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Questo è un aspetto sul quale puntiamo molto, nel senso che si sta sviluppando l'idea in provincia, ad esempio, di fare un rendiconto generale per quanto riguarda, ad esempio, le aree PIP. Quelle che ci sono, di vedere di rimetterle in carreggiata, nel senso ridare loro una certa dignità, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo anche estetico e ambientale. E quelle che non ci sono in altre città che lo desiderano fare, di vedere come costruirle in maniera tale, voglio dire, da essere già pronte per ospitare in maniera ottimale le aziende che si vogliono insediare. La mia idea qual è? È quella di. Noi intanto, diciamo, nelle passate amministrazioni avevamo lasciato un progetto di zona PIP. Tra altre cose l'abbiamo pure approvato. E quel vincolo è decaduto proprio a maggio di quest'anno, perché è un vincolo che vale 10 anni. Poi successivamente io sono andato via circa 8 anni fa. Successivamente alle mie amministrazioni non si è fatto nulla per dare corso allo sviluppo dell'area PIP, ma io ritengo che quest'area sia assolutamente importante, anche perché ritengo che facendo un buon progetto in questo senso e riuscendo ad ottenere un finanziamento per infrastrutturare quest'area PIP, di cui noi abbiamo, ripeto, approvato già il progetto, può essere ribadito, diciamo, e riapprovato anche se scaduto, ripeto, da poco. E ha comportato non poche difficoltà a delle aziende che si volevano ubicare. Tra altre cose, agli onori della cronaca, un 6x3 posto proprio al confine di Taurianova di un imprenditore il quale lamenta che, pur volendo investire, non ha la possibilità di farlo perché
Nessuno gli vuole mettere il bastone tra le ruote, ci mancherebbe altro, quindi lungi da me addossare colpe ad alcuno, ma purtroppo la situazione che si è venuta a creare gli impedisce, pur avendo lui un pezzo di terreno in area PIP ma con vincolo scaduto, gli impedisce di poter realizzare la sua infrastruttura, il suo capannone, pur avendo delle commesse importantissime e che non riesce a sviluppare nella sua piccola officina. Questo è il paradosso. È una cosa che non accadrà mai con la mia amministrazione. E da imputare a che cosa questa? Da imputare al fatto che alla non amministrazione. Alla non amministrazione che purtroppo anni, a causa degli eventi che sono arrivati nel corso degli anni, che si sono succeduti nel corso degli anni, e hanno impedito, voglio dire, per via della mancanza di una continuità amministrativa, che molte iniziative potessero essere portate avanti e sviluppate. Tant'è che da 8 anni praticamente a Torino non si fa nulla se non quello che ha lasciato la mia amministrazione. La zona PIP, ritorniamo a questa zona PIP. La zona PIP per me, dicevo, ha una valenza strategica importante. Torino è attraversata da diversi assi stradali, tutti importanti. Se noi ad esempio esaminiamo l'asse che va verso Polistena, arriva alla superstrada ionico-tirrenica, che andando verso Rosarno arriva al porto di Gioia Tauro. Se andiamo verso Gioia Tauro, andiamo direttamente verso Gioia Tauro e quindi al porto, quindi ci sono questi due assi che attraversano Taurianova e che la rendono, voglio dire, particolarmente appetibile per la sua posizione strategica e baricentrica nella piana. Ora, da questo punto di vista, puntare ad ottenere un finanziamento che possa andare ad infrastrutturare, cioè fare le opere primarie, fogna, acqua, strade, marciapiedi, pubblica illuminazione e quant'altro, serva affinché l'azienda si possa ubicare con diverse pezzature di terreno e diversi lotti, costituirebbe per noi sicuramente una base importante da offrire alle aziende che si vogliono ubicare sul nostro territorio. Io aggiungo, se riusciamo ad ottenere un finanziamento per infrastrutturare questa zona PIP, e per la quale c'è la volontà dell'amministrazione provinciale di inserire Taurianova come progetto pilota in questa collaborazione che c'è con l'ASI, io dico che la mia amministrazione darà corso ad una campagna di sensibilizzazione di imprese non solo locali, ma sicuramente con favore verso le imprese locali, ma anche di altre imprese che volessero ubicarsi a Taurianova a costo simbolico. Noi cederemo il terreno a costo simbolico, o lo cederemo in proprietà a prezzo simbolico, o anche lo daremo per un tot numero di anni, che possono essere 30, 40, 50 e così via. E in più alle aziende nuove che vengono ad ubicarsi a Taurianova, creando quindi di conseguenza occupazione, noi vogliamo offrire 3 anni di esenzione totale da quelle che sono imposte e tasse comunali. Facendo così, facendo così diventare Taurianova sicuramente tra le prime, o se non forse l'unica, no tax city della Calabria, o forse dell'intero meridione, perché in altre zone d'Italia queste cose le stanno attuando, e le stanno attuando con successo. Questo sarebbe veramente un richiamo importante per delle aziende che ad esempio non vogliono andare ad ubicarsi nell'area del porto, del retroporto, perché non hanno magari attinenza stretta con quella che deve essere la vicinanza al porto, ma vogliono stare in una posizione più tranquilla. E tutto sommato Taurianova offre, ripeto, 2 assi stradali ed una vicinanza al porto, voglio dire, importante, tanto da poter, voglio dire, garantire a queste aziende agevolmente il trasporto verso il porto, ma non solo, verso l'autostrada, verso le stazioni, verso tutto quello che deve poi contribuire allo sviluppo, diciamo, dell'azienda medesima che si ubica nel nostro territorio. Ma oltre a questo, io ho in mente anche altre attività che possono essere importanti per il nostro territorio. Li spulciamo, okay, pian piano, perché la cosa che mi interessa, esempio, Taurianova in queste settimane è stata, diciamo, scenario di una tragedia immane, sì, cioè la morte di un concittadino, di un vostro concittadino.
Per che cosa? Per incuria ambientale. L'ambiente, perché non è stato fatto quello che si doveva fare e se nei programmi di Roy Biasi rientra anche questa maggiore tutela verso l'ambiente? Assolutamente. Allora, intanto la ringrazio per la domanda perché era una cosa a cui tenevo tanto, parlare, discutere e approfondire, e sicuramente sarà oggetto di discussione anche nel prossimo comizio, diciamo, di chiusura di campagna elettorale. Questo è un tema importante. Tra le altre cose, ricordo con affetto la figura di Salvatore Comandè, persona che io ho conosciuto e conoscevo, diciamo, da diversi anni, e che purtroppo in quella tragica serata abbiamo visto tutti quanti sparire con quasi senso di impotenza, nonostante fossimo tutti là insieme alle forze dell'ordine a cercare di capire come poter intervenire per cercare in qualche modo disperatamente di poter salvare o comunque di poter ritrovare in vita Salvatore. Purtroppo, ecco, non c'è stato nulla da fare. Ma su questo tema, che è un tema molto delicato e che spesso è oggetto di luoghi comuni, io mi vorrei soffermare due minuti, non da tecnico tanto, ma veramente da politico, anche perché, ripeto, ho svolto un incarico alla provincia su queste questioni e sono questioni abbastanza complicate e vorrei sgombrare subito il campo da una cosa. Gli interventi di dissesto, comunque di prevenzione del dissesto, non sono interventi che può fare un'amministrazione singola, sono interventi che spesso ricadono in territori di più comuni e comunque anche in territori differenti dal comune che riceve i danni. Nella fattispecie, andiamo alla nostra situazione. Noi riceviamo l'acqua in maniera copiosa da Cittanova, la quale, se io sarò sindaco, dovrà sicuramente trovare il modo di deviare il flusso di queste acque, in questo caso anche a Sassine, in maniera tale da non determinare danni a Taurianova, perché Taurianova non sopporterà più questo sversamento di acque verso la città e a questo proposito, ovvero dire, innescheremo tutte le azioni possibili e immaginabili per far cessare questo stato di cose. Diciamo subito che per quanto riguarda il dissesto che riguarda la nostra cittadina e la questione specifica delle acque che arrivano copiose sul territorio non solo di Taurianova, perché Cittanova inonda anche le contrade di Taurianova, ma anche Rezziconi, causando molti danni in quei territori. Lì necessiterebbe un taglio trasversale per captare le acque che praticamente scendono da Cittanova e dovrebbero essere smistate da una parte verso il Vacale e dall'altra parte verso il Razzà. Uno studio su questo è stato realizzato, ma i costi sono importanti. Parliamo di 15 milioni di euro per fare un'opera idraulica, diciamo, di questa portata. Quindi immaginate bene, naturalmente per le persone che sono a casa, come quest'opera non possa essere realizzata da un singolo comune. E poi il comune di Taurianova come può intervenire ad esempio sul comune di Cittanova dove devono essere captate le acque? Forse un ente... Deve essere per forza un ente sovracomunale. La competenza di questo è della regione, se non poi dello Stato. La regione può delegare poi alla provincia, come è successo in questo caso che verrò ad esplicitare da qui a poco, può delegare, diciamo, il compimento di determinate opere. Per quanto riguarda questa questione, io, seguendo da collaboratore del Presidente Raffa e delegato per quanto riguarda le grandi opere, tutta la partita delle pedemontane, della Gallico Gambari, della Delia Nuova Gioia Tauro, degli svincoli autostradali che dovrebbero nascere, quelli nuovi, eccetera, eccetera, della Bovalino Bagnara, insomma tutte opere infrastrutturali, diciamo, in corso di realizzazione, abbiamo avuto modo, nel momento in cui è stata progettata la pedemontana e il lotto che va da Cittanova a San Giorgio, nella fattispecie, avendo la disponibilità economica di poterlo fare su quel lotto, si è progettato un taglio
di raccolta delle acque a valle della Pedemontana, perché chiaramente la Pedemontana opera che ha avuto impatto sul territorio, anche sotto questo aspetto, ha necessità, una volta che è impattato su questo territorio, di sviluppare chiaramente anche delle opere, chiamiamole così, compensative, tra virgolette, ma non lo sono, delle opere di completamento della Pedemontana stessa, che possano captare quelle acque a valle della stessa in maniera tale da portarle verso un fiume, un torrente, nel caso di specie verso quello che noi conosciamo come torrente Razzà. Quest'opera è stata progettata, praticamente finita di progettare, il costo è 3 milioni e mezzo di euro. Con questi 3 milioni e mezzo di euro praticamente va a essere costruita una canalizzazione che capta le acque che in questo caso hanno determinato la morte di Salvatore Comandè, e quindi sono quelle che scendono dalla via Calvario, e quindi di conseguenza, captando quelle acque, non arrivano più a Taurianova se non in misura molto ma molto inferiore rispetto a quella attuale, diciamo addirittura vi sarebbe una riduzione del 70-80% diciamo, delle acque che arrivano a valle, quindi al Calvario, al convento dei Cappuccini, e quindi in prossimità del cimitero di Taurianova, dove poi lì si incanala l'acqua e arriva giù alla intersezione dove c'è stato, diciamo, l'incidente mortale, c'è il cunettone dove è caduta praticamente la macchina. Con questo taglio sostanzialmente queste acque vengono deviate, almeno quelle che arrivano in quella zona. Un taglio è un'opera che prenderà le mosse quanto prima, perché non ha necessità di essere neanche appaltata, perché essendo un'opera di completamento l'andrà a fare la stessa ditta, e quindi la stessa società che ha realizzato praticamente il lotto della Pedemontana che è in esercizio. Siccome il progetto sta praticamente per essere completato in tutte le sue fasi di convalida e quant'altro, quindi non ci sarà bisogno neanche di una gara. Per il prossimo anno probabilmente riusciremo ad usufruire, diciamo, di questo taglio. Che cosa è successo? Nel frattempo, da sindaco, nel lontano 2005-2006, io ero sindaco di Taurianova, e allora mi rivolsi al sottosegretario Nucara, che era sottosegretario all'ambiente, che sicuramente tutti quanti conosceranno. Vi era il governo Berlusconi in quell'epoca, governo amico per quanto mi riguarda, perché stessa parte politica, e mi rivolse al sottosegretario dicendo: sottosegretario, noi abbiamo un problema, capisco che la risoluzione totale del problema non può essere affrontata solo ed esclusivamente del comune di Taurianova, né il ministro o il ministero dell'ambiente mi può risolvere il problema d'amblée per tutto il circondario, però mi dia la possibilità quantomeno di alleviare questa problematica. E perché non è stato fatto? E allora le dico subito, io allora andai e partì un famoso 23 dicembre, ricevetti questa chiamata, io partì alla volta di Roma con la macchina comunale, alzataccia alle 4 alle 5 del mattino, il 23 dicembre, non mi ricordo ora se era l'anno, ora che me lo dice, 2005 o 2006, ora non mi ricordo. Forse sì, il secondo governo Berlusconi. Ecco, ora non mi ricordo precisamente. Ecco, io partii alla volta del Ministero, chiamato dai funzionari e quindi per sottoscrivere, diciamo, quello che era l'impegno, una convenzione, allora non mi ricordo precisamente, comunque un documento che sanciva l'erogazione di un contributo nella misura di 900.000 euro che avrebbero consentito a valle e non a monte, in un territorio che non era quello nostro, quindi prima del convento dei Cappuccini, una deviazione del flusso delle acque verso il torrente Razzà, lì molto più vicino rispetto che a monte, e quindi con questi soldi avevamo pensato di investirli lì e in un'altra zona calda da questo punto di vista, che la zona di Gagliano, insomma, dove lì anche in prossimità della ex Interpiana e andando giù da quella parte anche lì vengono provocati parecchi danni in occasione, diciamo, di queste piogge. Questo finanziamento arrivò al comune e mi risulta essere a tutt'ora nelle casse comunali con destinazione vincolata,
Nel 2007, quando io a gennaio 2007 finii di fare il sindaco, era il famoso terzo mandato, io a gennaio 2007 non fui più sindaco. Nel corso del 2007 arrivò questo finanziamento. E sono ancora lì? I soldi sono ancora lì, però ad onor del vero devo dire che questa opera è stata appaltata di recente, controllata dalla SUAP a Reggio Calabria, e addirittura credo siano stati stata aggiudicata la gara ad una ditta di cui non mi ricordo il nome, e non so se allo Stato siano stati addirittura pure consegnati i lavori. Purtroppo è veramente il classico caso della beffa, perché quest'opera arriva a compimento dopo 8 anni, non so per chi, di chi è la colpa, però qui purtroppo ci sono state delle situazioni che tutti quanti noi conosciamo. Non c'è stata continuità amministrativa, ci sono state 2 amministrazioni che sono durate in 2 casi un anno forse, poi ci sono state 2 anni e mezzo di terme commissariali. Fatto sta che questi 900.000 euro non sono stati in questi anni utilizzati, o comunque non appaltati. Ora non so e non conosco le ragioni per le quali non c'è stato questo appalto. Certo, se ci fosse stata una maggiore celerità, o comunque se ci fosse stata una continuità amministrativa, probabilmente non ci sarebbe scappato neanche, o forse purtroppo, questo bruttissimo un indirizzo politico e drammatico importante. Incidente. Ora, la questione va ad essere appaltata. Al di là di tutte le cose che si diranno su questo argomento, ecco, io ci tenevo, come ho fatto l'altra sera all'Hauser, dove non avrei immaginato di incontrare delle persone anziane che mi hanno trattenuto circa, non trattenuto assolutamente, piacevolmente ho conversato con queste persone in un incontro elettorale, chiaramente, hanno tenuto a capire come stanno le cose su questo argomento. Abbiamo discusso quasi esclusivamente di questo argomento per quasi 2 ore. E la gente, quando abbiamo finito, le persone che fanno parte di questa associazione, prevalentemente persone anziane, hanno detto: finalmente abbiamo capito di che cosa stiamo parlando. Abbiamo capito com'è la situazione, perché molti parlano, molti approcciano questo, o comunque sfiorano questo problema anche in campagna elettorale, ma spesso non si sa quello che rappresenta questo argomento, che va maneggiato con grande cura, e spesso non si conoscono bene neanche i termini della questione, le opere che insistono sul territorio, gli studi che sono stati fatti, l'impatto delle acque, cosa che grazie all'attività amministrativa svolta da sindaco e da consigliere provinciale, poi da esperto per il presidente, da assessore ora, ho avuto modo di approfondire negli anni. Finalmente si giunge ad un epilogo. Non è una situazione che risolverà il problema complessivamente, però una parte di problema per una zona molto specifica, diciamo, del nostro territorio sarà risolta. Però il problema lo dovremo risolvere confrontandoci con il sindaco di Cittanova, al quale chiederò, nel momento in cui sarò eletto, immediatamente un appuntamento per vedere immediatamente che questa cosa trovi una soluzione. Le acque di Cittanova possono essere convogliate, come lo erano tanti anni fa, verso il Razzà, prima che arrivano a quella famosa stradella che poi si incanala verso Taurianova. E io credo che una soluzione in questo senso ragionevole, affinché si eviti che ci scappino ancora purtroppo delle vittime e che si creano danni ingenti al territorio sottostante, deve essere trovata. Adesso torniamo un po' a parlare della campagna elettorale. Sì. La percezione... Ma questa è campagna elettorale? Sì, no, diciamo quella più spicciola. Più frivola, diciamo così. Ecco. Diciamo da piazza. Da piazza. Perché poi alla fine si svolge con dei comizi e la gente va a sentire. Molti hanno sentito attacchi politici solo su un candidato. Perché questa idea è una strategia, e lasciare libero, diciamo, anche un altro contendente un tantino più libero? È una strategia? È una difesa? No, guardi, è stata una cosa che è avvenuta in maniera del tutto casuale. Io ho fatto una mia presentazione di candidatura avendo invitato il presidente della provincia, il senatore Caridi, e l'onorevole Cannizzaro, oltre al consigliere provinciale Demetrio Cara. Queste persone sono venute qui a testimoniare, credo, voglio dire,
sia un bene per una comunità. No, tu porti delle persone che hanno delle responsabilità amministrative a vari livelli e li impegni e ci mettono la faccia su questo impegno, nel senso che il Presidente della provincia ha detto che la palestra, ad esempio, tanto per dire, o comunque il palazzetto dello sport di Taurianova l'avrebbe completato, ci ha messo la faccia, oggi abbiamo dato la risposta perché abbiamo fatto la conferenza stampa e l'impegno che il Presidente ha assunto in quell'occasione l'ha mantenuto. Altri impegni hanno assunto il consigliere regionale, il senatore, il consigliere provinciale, voglio dire, di essere comunque vicini a Taurianova a seconda delle rispettive competenze. E ripeto, quell'impegno uno è stato già portato a termine ed è stato praticamente incassato. Ora, io dico, il motivo della offesa poi successiva, ecco quando io mi riferivo in premessa al fatto che uno esordisce e dice io sono qui, voglio fare il comizio, non voglio offendere nessuno, dopo due minuti si contraddice e dice il Presidente della provincia è... vabbè, non ripeto, voglio dire le parole, gli aggettivi con i quali è stato apostrofato. Poi per non parlare del consigliere regionale, per non parlare del senatore, i quali sono stati rimproverati di percepire uno stipendio abbastanza lauto, ma è la legge, voglio dire, che lo stabilisce, ma non credo che questo possa essere una colpa per chi svolga quella determinata funzione, è comunque chiamato a rappresentare a vario titolo il proprio paese per quanto riguarda il senatore, la propria regione per quanto riguarda il consigliere regionale, la propria provincia per quanto riguarda il presidente e il consigliere provinciale. Oppure quando si attacca un consigliere regionale così all'impazzata che ha 32 anni e gli si addebita una colpa della chiusura dell'ospedale di Taurianova, dimenticando che probabilmente quel consigliere, quando è stato chiuso l'ospedale di Taurianova, aveva i pantaloncini corti e forse faceva la scuola media. Cioè, ecco, poi uno se semina vento raccoglie spine, nel senso che se uno attacca così in maniera spudorata e anche non molto educata degli ospiti che vengono cortesemente a Taurianova, gentilmente a prestare la propria faccia e a metterci il proprio impegno, e solo perché il Presidente della provincia avrebbe dovuto, non so per quale oscura ragione, sostenere a pari merito l'altro candidato perché il Presidente è il Presidente di tutti, allora io dico veramente siamo fuori dal mondo ed evidentemente un Presidente che viene a patrocinare un suo assessore non vedo perché debba andare. Cioè, il Presidente della Giunta regionale è venuto a fare la campagna elettorale a Scionti. Cioè, non ho visto attacchi nei confronti del Presidente della Regione. No, è venuto tranquillamente e serenamente. Perché se il Presidente della provincia viene qui e rappresenta tutta la provincia come quello rappresenta tutta la Regione, cioè se viene qui a patrocinare un proprio assessore in una campagna politica dove entrambi appartengono allo stesso partito, alla stessa parte politica, hanno condiviso negli anni un percorso politico, non ci vedo niente quindi di strano. Quindi la possiamo definire come una forma di difesa questa qua? Ma è chiaro, nel momento in cui poi mi si rimprovera di essere qui sul territorio solo in occasione delle campagne elettorali, cioè io ho dato la mia vita a Taurianova, cioè ho dato i miei anni da 30 a 40 migliori a questa città. Se poi si nega pure l'evidenza, ma questo non è che lo dico io, lo dice la gente, basta che questi entrano nelle case delle persone e capiscano quello che la gente pensa di quei 10 anni. È inutile che parlino, diciamo, di questioni astratte sui palchi o di cose o di film che praticamente riescono a vedere solo loro. La realtà è sotto gli occhi di tutti, è tangibile, basta entrare, ripeto, io sto facendo il porta a porta come mia abitudine nelle case delle persone, basta capire e sentire quello che gli dicono le persone. Ecco perché le dicevo prima del mio pronostico, che non sveleremo naturalmente alle persone, lasceremo con il punto interrogativo, rispetto all'epilogo, diciamo, di questa campagna elettorale. Sono abituato a sentire il vento, perché qualcuno poi, ecco, è arrivato da lì facendo la verginella, la vestale, facendo la grillina, dicendo la politica, cioè quasi offendendo chi fa politica, ma poi scopri, cioè io che faccio politica e non ho difficoltà a negarlo, però lavoro, cioè nel senso che non sono di quei politici
che ha unico scopo quello di mantenere la poltrona. Io ho sempre fatto il mio mestiere, l'avvocato, e insieme a questo ho fatto anche altro. Ho cercato di fare e cerco di fare l'imprenditore, ho dei dipendenti anche, e quindi diciamo dalla mia attività e dai miei investimenti scaturiscono delle possibilità di occupazione, e tra le altre cose, oltre a delle possibilità di occupazione, vi sono delle famiglie che lavorano con me da tanti anni, hanno la possibilità di hanno avuto la possibilità di sposarsi, di aprire famiglia, di accendere dei mutui, di comprarsi la macchina, di pagare il mutuo della casa, eccetera, eccetera. Cioè, non è che io ho fatto il politico di professione, io ho fatto il politico lavorando e sviluppando, diciamo, diverse tipologie di iniziative. Ho cercato di investire su questo territorio ed è sotto gli occhi di tutti, ognuno di noi qui a Taurianova conosce la storia di tutti gli altri, quindi c'è poco da dire, è inutile che viene qualcuno da cinque fronti per dire che Dio non è Dio, cioè non aspettiamo, voglio dire, a chi viene da un altro paese e pensa che la distanza tra Taurianova e cinque fronti sia talmente lunga e larga che le cose non si conoscono, e quindi quando uno si presenta qua e dice il politico di professione, è una che è stata prima assessore con lo SD, poi ha finito con lo SD di fare l'assessore e praticamente ha fatto il candidato a sindaco del PD, poi da candidato a sindaco del PD è stata sonoramente bocciata dalla sua stessa comunità a vantaggio di Marco Cascarano, sindaco di destra, notoriamente di destra, forse quasi di estrema destra. Vabbè, diciamo di destra. diciamo di destra, ma una destra bella, tosta, radicale, non di centrodestra, nazionale. di destra, ecco. E poi la mattina dopo dell'elezione, invece di sviluppare e svolgere compiutamente il ruolo di oppositore all'amministratore, sia pure critica, sia pure costruttiva, eccetera, eccetera, ma sempre di opposizione. E allora, nel momento in cui tu invece vai a fare la stampella a Marco Cascarano e poi passi organicamente nelle fila di Marco Cascarano, tanto da essere poi, quando Marco Cascarano, purtroppo per lui, mi dispiace dirlo, un ragazzo in gamba, capace, cioè, ma ha avuto con questa signora un abbraccio mortale, perché se l'è candidata nella successiva poi candidatura a sindaco, e non è stato eletto neanche lui sindaco, mi dispiace per lui, ripeto, però queste cose si pagano, l'incoerenza si paga, quindi lei non è stata eletta manco a consigliere comunale, quindi parliamo di maggio-giugno di quest'anno, 2015. Cioè siamo, poi pensa di poter venire qui con una diciamo verginità politica ritrovata o ricreata a distanza di 3 mesi dicendo a me e dando a me del politico opportunista, mentre lei sarebbe la grillina di turno che non si è mai occupata di politica, credo che di politica con la P minuscola l'abbia conosciuta e bene, senza alcuna coerenza, tant'è che io non riesco a capire, dottore, me lo spieghi lei se poi è possibile, che tipologia di schieramento è quello, perché ci abbiamo l'estrema sinistra, ci abbiamo l'estrema destra e poi ci abbiamo lei che è il simbolo e l'emblema effettivamente, diciamo, di questa sua coalizione, la coalizione voglio dire fatta di liste che dobbiamo spiegare che a cinque fronti, a Taurianova non votano quelli di cinque fronti, è inutile che portiamo e facciamo una lista con 15 persone di cinque fronti, cioè quelli non votano, cioè se glielo spiega qualcuno che non votano, però se serve per avere un posto in più nei tabelloni elettorali e quindi avere la possibilità di mettere più manifesti o comunque, se è pure ipocrisia, perché bisogna far vedere alla gente che siamo grandi, che siamo costruiti, che siamo belli, che siamo biondi, che abbiamo gli occhi azzurri, lì è un altro paio di maniche, perché l'ipocrisia non paga, ha un respiro molto corto, perché la gente ti sgama subito, c'è poco da fare. Poi, se hai anche la poca accortezza di attaccare, voglio dire, delle persone, dicendo poco prima che vuoi fare dei comizi tranquilli senza attaccare nessuno, e poi nel momento in cui ti dicono queste cose, dimostrando la tua totale incoerenza, ecco perché forse, dottore, siccome il tempo è stato brutto, c'è stato poco tempo, questa campagna elettorale che è un po' un frutto fuori stagione, non ho mai fatto campagna elettorale se non l'anno scorso a Reggio, sempre di questo periodo, ma è stata una campagna elettorale bruttissima, io sono abituato a fare campagna elettorale passando per le strade quando le persone sono fuori, nelle vie, a chiacchierare, alle 8:30 ancora il giorno, qui spesso piove, le giornate sono corte, quindi diventa una campagna elettorale un po' fuori dai canoni normali. Però
Voglio dire, capisco che una campagna elettorale che c'è stato poco tempo, voglio dire, di sviscerare queste cose, magari si poteva pensare che alcune cose non venissero a galla, ma queste cose, nel momento in cui tu decidi di attaccare altri, è chiaro che poi ti verranno dette e quindi non ti puoi arrabbiare nel momento in cui... Quindi, siccome c'è stato poco tempo, alla fine saranno stati due comizi, un fine settimana ha piovuto, ecco che si è avuto il tempo di approcciare questa risposta che andava data a questa parte politica e nel frattempo abbiamo cercato di parlare di programmi, abbiamo fatto degli ottimi comizi, ad esempio su Amato, dove abbiamo sviluppato una questione relativa all'agricoltura innovativa e ho detto che Amato deve andare fiero del proprio territorio perché un imprenditore di Amato è azienda pilota per quanto riguarda il progetto italiano delle bacche di Goji, che saranno una rivoluzione, un crack per la nostra agricoltura. Io questo lo sto dicendo da un sacco di tempo, nel senso che se ne stanno occupando i media nazionali, venerdì prossimo alle 7 ci sarà Rai 3 con i telegiornali collegati in tutta la regione a riprendere questa azienda virtuosissima che ha sede ad Amato di Taurianova e che è un'azienda che si è lanciata per prima su questo sentiero. E io dico, dottore, noi dobbiamo percorrerlo questo sentiero dell'agricoltura innovativa, dobbiamo sganciarci dal criterio dell'assistenza e produrre per il mercato. Questo tipo di prodotto è un prodotto che darà veramente molte opportunità di lavoro e lì noi vogliamo essere presenti e lo siamo, perché là è già stata costituita una rete di imprese che hanno già dato questo prodotto nell'anno con un accordo con Simple e con Conad e forniscono l'Italia meridionale, è un prodotto che viene dalle nostre campagne e si trova nei supermercati, diciamo, di mezza Italia per ora, ma un altro anno l'accordo si estenderà a tutta l'Italia, e di cui l'azienda numero uno, l'azienda pilota, si trova a Taurianova. Taurianova diventerà la città del Goji, diventerà la città del Goji e si gemellerà, nel momento in cui io farò il sindaco, con le città della Cina, dove il Goji è considerato a tutti gli effetti il frutto della salute perché ha qualità organolettiche impressionanti da tutti i punti di vista, è veramente il frutto della longevità. Il frutto del futuro. È il frutto del futuro, veramente, il frutto del futuro. E, ecco, e abbiamo discusso molto, abbiamo approfondito questo tema con le persone davanti, ho detto io dovete andare fieri perché la ricchezza comincia ad emergere nelle zone che prima erano le zone povere della nostra città. Io ho detto attenzione, perché le zone esterne alla città, che io considero un'unica città e non c'è una ripartizione tra Amato, San Martino, Pegare e quant'altro, si stanno attrezzando da questo punto di vista e hanno volto il loro sguardo verso un'attività agricola che comincia ad essere redditizia. Con i kiwi hanno iniziato, ma stanno guardando con attenzione a queste, diciamo, nuove culture. Più lungimiranti del... Io penso che le nostre frazioni, chiamiamole così, saranno in pochissimo tempo molte più ricche del centro. Molto, molto più ricche del centro. Dottore, la nostra ricchezza, la ricchezza di Taurianova, starà nell'approccio importante che noi andremo ad avere con l'agricoltura innovativa. Ci saranno decine e anzi centinaia di nuovi posti di lavoro. E questi terreni, e io dico che abbiamo una Ferrari posata nel garage, che il nostro clima e i nostri terreni, che ancora ha la batteria scarica e va accesa ed utilizzata. Lì avremo la possibilità di fare impresa sul serio e abbiamo la capacità per accompagnare i giovani ragazzi e gli imprenditori che vogliono investire in un percorso virtuoso che già sta avendo frutti importanti. Le dico due cose al volo, due numeri. Un ettaro di bacche di Goji, oggi come oggi, al primo anno fa 2 tonnellate di frutto e la rete garantisce in questo momento, che si chiama Lichion, la rete garantisce ai produttori 20 euro a chilo, il che vuol dire tradotto al primo anno 40.000 euro lordi. Il lordo sono 6-7.000 euro per la raccolta, per la potatura e per l'innaffiatura. Okay? Al secondo anno un ettaro di bacche di Goji fa 5 tonnellate di prodotto. Il che tradotto vuol dire 100.000 euro lordi per un ettaro. Al terzo anno va a pieno regime, quindi in piena produzione, e produce 240.000 euro di reddito, perché produce tra 10 e 12 tonnellate. E sono stime al ribasso. Quindi vi lascio immaginare quello che può succedere nelle nostre campagne, che ora producono perdite,
e potrebbero diventare fonte di ricchezza per questo territorio. Ecco perché io le dico che noi, Taurianova, e lo lancio, e io ho voluto fare, diciamo, e se ne ho parlato di più nelle frazioni, diciamo, di queste cose, a Pegara, ad Amato, a San Martino, un po' meno in città, però in questa ultima tornata, diciamo, di comizi, ne vorrò approfondire perché è un argomento importantissimo. Sa quante visualizzazioni noi abbiamo avuto sulla nostra pagina nel momento? È stato il link più gettonato in assoluto, con oltre 3.500 visualizzazioni. Cioè, è una cosa che è interessante. Cioè, le cose più interessanti dei punti del nostro programma che noi abbiamo pubblicato pagina per pagina sono arrivate a 1.500, 1.700, 1.600. Questa ha oltrepassato i 3.500, quindi immagine l'interesse e la sete di sapere cosa di sapere. L'amministratore vuole non fare. Solo, noi faremo dell'agricoltura il nostro cavallo di battaglia nella nostra prossima amministrazione. Siamo in grado di fare tutoraggio, quindi di accompagnare i giovani verso il PSR che da qui a poco ci sarà e che sembra dia 150.000 euro, di cui 75.000 a fondo perduto e 75.000 a tasso agevolato per far nascere nuove imprese agricole. Quindi li accompagneremo prima verso questa possibilità, dopodiché al tutoraggio e all'accompagnamento per quanto riguarda tutto quello che serve per impiantare l'azienda, faremo un confidi in maniera tale che tutti coloro i quali avranno bisogno di liquidità potranno accedere attraverso una garanzia che presterà il Comune con degli istituti di credito convenzionati, potranno accedere più facilmente al credito. Poi alla fine, non l'ho detto una cosa importante, per fare un ettaro di bacche di goji ci vogliono 30.000 euro, non è che ci vogliono le cifre dell'altro mondo. Quindi e a questo, potenziale. Dottore, oltre al confidi faremo anche dei fondi per incentivare le reti d'impresa, che sono il futuro, sono la possibilità concreta, come lo è questa che noi le abbiamo appena accennato, di poter dare sviluppo e occupazione con le cose che sono nelle nostre corde. Noi abbiamo queste potenzialità che non ha nessuno. Questa pianta fruttifica qui da noi 6 mesi all'anno, in Trentino un mese. Quindi immaginiamo la ricchezza che noi abbiamo adattata dal nostro clima e dalla fertilità del nostro terreno e dalla come dire, posizione geografica favorevole del nostro territorio. Adesso diciamo i tempi stanno stringendo. No, giusto, sentiamo, ecco, giusto per dire, giusto per far capire alla gente che ci ascolta che i programmi bisogna averli in testa e bisogna avere le idee chiare. Parlare di semplici principi, Taurianova libera, Taurianova liberata, non sappiamo da chi e da che cosa, cioè dire solo delle enunciazioni copiate da internet oppure da Google, cioè, oppure dei battute, cioè a quello non serve a niente. Ecco perché le ho detto, io in questa campagna elettorale non ho sentito parlare di cose concrete, cioè le sole cose concrete le abbiamo dette noi e nessuno ha voluto confrontarsi con noi, perché noi abbiamo dato disponibilità a ben 5 testate giornalistiche di fare un confronto, anzi l'abbiamo richiesto, diciamo, pubblicamente. Siamo stati noi anche, siete stati voi anche promotori, però non si è riusciti a fare un confronto perché evidentemente vi è la paura del confronto con le idee vere e non con i pettegolezzi oppure con i discorsi precostituiti che non fanno parte della propria personalità ma che fanno parte della testa, delle mani, delle capacità, della cultura di altri, che poi altri ripetono solo scioccamente senza capire neanche quello che dicono. Allora, se siamo un tantino sintetici, sia io che lei, riusciamo a toccare più punti che possono essere. Lei è stato sindaco per 10 anni qui a Taurianova, poi c'è stato un altro mandato di 2 anni. E proprio a quel mandato io mi volevo riferire. No, un anno purtroppo. Un anno. Quindi un'esperienza politica. Abbiamo fatto 4, 5, 1. Amministrativa consistente. Ma perché all'epoca ci fu questa forzatura di andare contro la legge? No, il discorso è presto spiegato, anche questo è un concetto che voglio spiegare perché ci tengo moltissimo. Noi non avevamo nessuna intenzione, intanto questa è stata un'iniziativa partorita dall'ANCI, per chi non conosce l'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, patrocinata come iniziativa dall'ex allora presidente dell'ANCI, il sindaco di Catania Bianco, che nel frattempo era divenuto ministro degli interni. C'era questa problematica, i sindaci erano l'unica catena istituzionale, diciamo anello della catena istituzionale, che praticamente erano limitati nel loro mandato, mentre i parlamentari ne possono fare a vita,
dico il consigliere regionale a vita, il consigliere provinciale a vita, insomma, voglio dire i presidenti delle regioni a vita. In quel tempo c'era Formigoni che aveva fatto, era al quarto mandato, quindi aveva fatto quasi 20 anni da presidente della regione. Ora, se uno può fare 20 anni il presidente della regione, perché un sindaco, fin tanto che lo vuole la gente, ok? Perché se la gente decide che un sindaco non va bene, non fa 10 anni, 2 mandati, non ne fa manco uno, o comunque ne fa uno e poi appena la gente lo sgama, perché lo sgama, non fa il secondo, come è successo alla signora, diciamo, di cui parlavamo prima, accompagnata purtroppo dal sindaco sfortunato che, con la quale ha avuto questo abbraccio mortale. Ora, io dico, lì si voleva forzare questo blocco e c'era una resistenza fortissima in Parlamento. Allora, l'allora sindaco Bianco disse, sindaco, cioè l'allora ministro Bianco disse, se noi forziamo un po' la mano e 30 di voi si candidano, selezioniamo i 30 che si possono candidare. Hanno fatto uno studio loro e mi hanno chiesto, ti vuoi candidare, te la senti di fare questa battaglia di libertà? In questo senso io l'ho intesa, ma me l'ha chiesto, dico, l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni, che non è, voglio dire, qualcosa di astratto, è un'associazione che rappresenta tutti i comuni d'Italia, i responsabili nazionali di tutti i partiti rappresentati da Forza Italia a Rifondazione Comunista, presenti alla riunione, fior di costituzionalisti, i quali avevano detto la questione può essere affrontata in questo modo perché voi siete candidabili, non siete eleggibili, comunque avrete 1 anno e mezzo, 2 anni di tempo, nel frattempo il ministro qui presente, che si sta prendendo l'impegno attraverso la vostra azione di forza, di forzare il blocco che c'è in Parlamento, o far mettere i limiti dei 2 mandati per tutti, parlamentari compresi, oppure sbloccare, diciamo, questa situazione e lasciarlo libero, diciamo, per tutti, come la questione. La sventura nostra quale fu? Che quel governo Prodi, lei si ricorderà, durò pochissimo, forse il giro di 1 anno, dopodiché noi siamo rimasti come siamo rimasti col cerino in mano, questi sindaci che poi non tutti furono eletti, su 30 ne passarono, me compreso, 15. Poi, diciamo che era stata una corrente di pensiero per, sì, per sbloccare, diciamo, questa situazione. Una modifica legislativa. Dopodiché ci trovammo senza copertura istituzionale, perché fin tanto ci fu la copertura istituzionale, la commissione ad hoc studiò il problema e stava esprimendo il parere per andare a modificare, e ci avevano garantito che la questione sarebbe stata sanata. Non è stato un impeto, diciamo, di pazzia isolato, di follia isolata, ma è stata una cosa concordata a livello nazionale con queste personalità e con queste istituzioni. Ripeto, non era previsto che il governo Prodi cadesse così velocemente, perché durò veramente pochissimo, forse manco 16 mesi, 17 mesi, una cosa, non mi ricordo ora di preciso, però lì ci trovammo nel dramma, io e i miei colleghi, che nella situazione di restare in mezzo al guado. Tant'è che un sindaco, al quale sbagliarono il ricorso, ha fatto tutti e 5 anni e ha fatto quindi il terzo mandato. Del Piemonte era questo sindaco, è venuto pure qua a fare la campagna elettorale, perché poi alla fine era fare un ricorso o non fare un ricorso. Lì, diciamo, il ricorso sbagliato gli ha consentito di fare 5 anni, che poi ha fatto tranquillamente, ha portato a termine il mandato. Ritornando alla campagna elettorale, è chiaro che ogni candidato si gioca tutte le carte, certo, in questa campagna elettorale, che sarà importante perché eleggerà il sindaco di Taurianova, sindaco di Taurianova che in base al numero della popolazione andrà ad essere parte importante per la futura città metropolitana, quindi avrà un ruolo anche nell'esecutivo, nel futuro esecutivo. Oggi c'è stata una conferenza stampa, anche lei ha partecipato, sì, in cui sono stati stanziati dei soldi per la definitiva realizzazione del palazzetto dello sport, che era stato già costruito. Sì, era quello che le accennavo in premessa, diciamo, un impegno preso dal Presidente della provincia all'inizio di campagna elettorale e mantenuto nel corso della ma stessa. Ma non può essere visto come un colpo da teatro, chiamiamolo così? No, il discorso è che una promessa elettorale che... Le dico subito, tanto per sgombrare il campo da ogni equivoco. Fatta a 2 giorni, diciamo. A questa cosa io ho riniziato a lavorare nel momento in cui sono stato nominato assessore, questo quindi risale 4-5 mesi fa, ecco, 3-4, no, non so da quanto precisamente sono stato nominato assessore. E naturalmente prima, non svolgendo un ruolo politico ma solo tecnico,
Presidente chiaramente mi ha chiesto di svolgere il ruolo tecnico e di non intromettermi, diciamo, in questioni prettamente politiche che riguardassero il territorio. Fai il tecnico per tutto il territorio e non guardare solo ed esclusivamente alla tua fetta di territorio. Nel momento in cui faccio l'assessore provinciale è chiaro che è diverso il ruolo, no? Anche di rappresentante sì di tutto il territorio provinciale, ma anche e soprattutto del mio collegio elettorale, che comunque, pur non essendo stato io eletto ed essendo il primo dei non eletti, comunque voglio dire, aveva contribuito a farmi diventare anche assessore allo stesso modo. Quindi di conseguenza ho iniziato a sviluppare, diciamo, questa problematica. Quando io ho iniziato a lavorare a questo progetto insieme all'architetto Mezzatesta, che è il responsabile, diciamo, del settore in questione, non si sapeva neanche se poi ci sarebbero state le elezioni oppure no. Anzi, io non sapevo neanche di essere candidato, quindi tra altre cose facevo tranquillamente l'assessore provinciale e stavo sviluppando, diciamo, questo progetto del palazzetto. Solo per caso, voglio dire, e anche perché l'amministrazione provinciale sta andando via, se non lo facciamo ora e non lo faccio ora, quando lo dovrei fare sto benedetto palazzetto? Cioè, i tempi quelli sono, o lo faccio ora oppure non lo farò più, a maggio finisce l'amministrazione provinciale. Poi sono capitate nel bel mezzo le elezioni, il presidente, voglio dire, siccome era in corso, perché non sono cose che si possono fare dall'oggi al domani, quindi a testimonianza della genuinità e della buona fede, diciamo, della questione, era in corso la realizzazione di questo progetto che abbiamo presentato oggi, e che ha visto l'epilogo oggi con la copertura finanziaria, quindi si spenderanno altri 900.000 euro per questo palazzetto, che aggiunti al 1.100.000 finora speso sono quasi, no, oserei dire non quasi, ma sono 2 milioni di euro, però sarà un'opera di livello intercomunale, comprensoriale. La stessa tipologia di palazzetto è presente all'Ogri, sta funzionando e funziona benissimo e darà un respiro importante soprattutto allo sviluppo degli sport minori di tutto il comprensorio, di tutta la piana, perché potrà ospitare delle manifestazioni di livello. Una struttura che ospiterà anche 900 posti a sedere e dove si può praticare praticamente il basket, la pallavolo, il calcetto indoor, addirittura ha una capienza tale da poter fare due campi contemporaneamente se girati, diciamo, di traverso e non in senso longitudinale. Ma non solo, per quanto riguarda la tempistica di questi lavori, diciamo che il tempo, perché essendoci la copertura finanziaria, il tempo di fare l'appalto e la consegna dei lavori, presumibilmente fra 5-6 mesi inizieranno i lavori, diciamo, di questa struttura. E poi lì si sta optando, una volta fatti dei saggi, se tenere la copertura a telo oppure mettere un altro tipo di copertura, e poi fatto questo e stabilito questo si andrà sostanzialmente all'appalto dell'opera, che poi alla fine vedrà la luce e i soldi saranno sufficienti a realizzare 100 posti macchina all'interno, diciamo, della struttura, quindi un parcheggio con 100 posti. E non solo, saranno comprati persino, dotata la palestra o il palazzetto che dir si voglia, persino dei palloni, della rete, dei tabelloni, quindi sarà un'opera completata questa volta con tutto quello che occorre, tutto il necessario per essere consegnata alla comunità e soprattutto alle comunità sportive che naturalmente agognano di poterla avere, perché non si può sviluppare neanche ad una gittata, diciamo, di categorie piccole, una programmazione per fare basket o pallavolo non avendo, diciamo, una struttura di riferimento. Mentre avvocato parlavamo prima, abbiamo pochi minuti, vabbè, sì, tentiamo di toccare due. Questo comunque era un punto del mio programma, sì, e sì, quindi sì, voglio dire anche questo. No, stiamo toccando, cioè, tanti fatto punti. prima sì, addirittura di diventare sindaco. Lei, come dicevo prima, è stato sindaco per 10 anni a Torino, la conoscono come un sindaco di lungo corso, un amministratore di esperienza, però diciamo, si trascina dietro due chiamiamole handicap, chiamiamolo così, sì,
che sono stati tirati anche durante la campagna elettorale, abbiamo tranquillamente parlato. È stata sviscerata anche con il sorriso attraverso Nino Spirlì che faceva le battute. Fonsonova e Gioseta sono una cosa negativa, cioè una parte negativa di quello che non è stato fatto? No, guardi, io come ho detto già, ho avuto modo di dire, credo non ci sia il tempo per sviscerare tutte No, soltanto se viene identificato come un elemento discorso, negativo. Il discorso dalla gente, per quanto riguarda Gioseta l'abbiamo sviscerato molto bene, credo la gente l'abbia capito molto bene, anzi molti addirittura finalmente si era parlato di questa Gioseta, di questa Fonsonova in termini oscuri, finalmente con questa pubblica, voglio dire, esternazione in piazza, dove praticamente la gente poi si può rivedere i comizi perché sono registrati, ormai sono su YouTube, può tranquillamente andare a vedere. Io ho detto questo, io sono mi considero un amministratore del fare, ma non è un luogo comune o uno slogan, cioè a me piace fare le cose e piace fare delle cose che possano portare giovamento a questo territorio. Io ritengo che se si debba fare l'ordinaria amministrazione è meglio starsene a casa, cioè come dire, stanno i commissari, io ci ho provato, io preferisco, ripeto, provarci, fare 10 cose, magari ne azzecco 8 e 2 le sbaglio, però 8 cose le ho fatte, cioè piuttosto che stare a braccia concerte e non sbagliare, cioè la mia filosofia è una filosofia diversa, è quello che le dicevo prima con l'agricoltura innovativa. Io mi spenderò su questo territorio per creare dei posti di lavoro in questo settore, nelle zone Pippo, sbloccando il piano regolatore, perché ritengo che sia un'altra piaga questa, che da 8 anni io avevo dato l'incarico alla squadra, avevo formato la squadra e poi questo piano regolatore, questo PSC non è stato mai fatto. Quindi Taurianova si è fermata al 2007. Dottore, la verità è questa, che da allora, da quando non ci sono più io sindaco a Taurianova, non si è fatto nulla. Se si è fatta e si è realizzata qualche opera, è qualcosa che ha lasciato la mia amministrazione in eredità. Quindi Taurianova, di nuovo, non c'è niente, neanche una volgarmente detta palata di bitume, perché ci sono delle strade che ho lasciato in perfetta condizione e ora, facendo il porta a porta e girando a piedi, per le strade di Taurianova, tant'è che ieri sera sono rimasto vittima pure di un incidente, da questo punto di vista ho preso una buca e scassato una gomma, e ripeto, ho avuto modo di vedere che non è stata fatta neanche la manutenzione ordinaria, quindi neanche l'ordinario è fatto da quando me ne sono dato io. La verità è questa, che la gente, quando noi passiamo nelle case, lo dice tranquillamente, dice: noi ci siamo fermati a quando lei è andato via sindaco. Molta gente dice: da quando lei se n'è andato non sono andato più a votare. Ora, siccome è tornato, tornerò a votare. Io ringrazio l'avvocato Biasi di essere venuto qui, abbiamo toccato tanti punti, sì. E gli rivolgo in bocca al lupo, cosa che ho fatto anche con gli altri candidati, e ci vediamo domenica, comunque vada. Assolutamente, arrivederci, grazie a Biasi, grazie a tutti, ci vediamo la prossima volta, buona serata.